Se di notte voglio amore, c'è una sola donna che lo fa, Manuela. La sua vita è in una stanza dove l'innocenza non entrò, Manuela. E se ho un appuntamento io non penso ad altro, perché lei, Manuela, è una parte di infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. È una parte di infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. Perché hanno deciso di cambiare la mia vita? Io voglio continuare ad essere Isabel Guerrero. Per sempre. Buon lavoro, signore. Signore? La sua valigetta. A quanto pare anche la memoria la tradisce. Non è la memoria, Lorenzo. È la mia testa che non ci sta più. Ma non sarà così ancora per molto tempo. Grazie. La cravatta. Ragazzina arrogante e maleducata. Ma adesso basta, è finita. Mi hai sentito, Francesco? Mi hai sentito, stupido? È finita, non ci devi pensare più. Basta, è finita. Come sta, madame? Il dottore ha detto che si sta riprendendo. Può andarla a trovare se vuole. Grazie. Sei venuta a parlarmi di Isabel? Non lo so. Forse sì, forse anche di lei. Non ti capisco. Devo parlarle di me. Delle cose che sono riposte nel profondo del mio cuore. E queste cose lei deve saperle, Madame Guerrero. Lei più di chiunque deve saperle. Non restare lì, Miranda. Prendi una sedia e accomodati, per favore. No, madame. Credo sia meglio che io resti in piedi. Non è facile per me parlare dei miei sentimenti. Mi sono abituata
per tanto tempo a tenerli nascosti dentro di me, soffocati nel silenzio. E adesso che vorrei manifestarli, non so da dove cominciare. Fallo nella maniera più semplice. Se tu sarai sincera, Miranda, io lo capirò, te l'assicuro. Grazie. Grazie. Madame. Grazie, Madame Guerrero. Forse non sono stata molto fortunata lungo il cammino della vita che Dio mi ha concesso. Però devo essere giusta. Devo a lei la felicità di mia figlia. Lei ha saputo darle l'amore che io dovevo tacerle, reprimere. Le sue mani l'hanno riempita di dolci carezze e io l'accarezzavo attraverso le sue mani. Grazie a lei mia figlia ha imparato che cosa vuol dire amare. Lei ha saputo amarla, Madame Guerrero. Tutto quello che ha fatto per Isabel non lo dimenticherò mai. Ho sempre saputo che c'erano le tue mani dietro le mie carezze. Lei ha saputo darle quello che io non avrei mai potuto darle nella mia vita. Ed è per questo che ad un certo punto ho sentito nascere in me la disperazione per non poter correre verso di lei e abbracciarla forte e dirle tutto. Ma questo non mi impediva di provare anche la gioia di vederla crescere nelle comodità e con la sicurezza del suo affetto. Io credo che non potrò mai ottenere l'amore di mia figlia. Ma non posso fare a meno di ringraziarla per ciò che ha fatto, Madame. Io ora la ringrazio. La ringrazio dal profondo del mio cuore. Con chi è mia madre? Voglio vederla. È con la signora Miranda. Le ho detto che non mi importa con chi è. Se hai deciso che Isabel continui ad essere Isabel Guerrero, se hai preso questa decisione così difficile, devi aiutarla. Sì, Miranda. Devi compiere la più penosa e la più dolorosa delle azioni. Madame, qual è questa azione? Di che cosa parla? Devi distruggere i documenti in tuo possesso che potrebbero rivelare il suo passato. Ma io, Madame, non dirò di quei documenti a nessuno. No, non è della tua onestà che non mi fido. So quanto amore provi per tua figlia. Allora chi potrebbe fare una cosa così? Mamma. Oh, ciao, figliola cara. Avevo una gran voglia di vederti. Sai, mamma, ho pensato che avrei potuto rendermi utile. Ho sentito che dovevo stare qui.
Hai fatto bene a venire. Ci sono molte cose che devi fare. Cose che ti serviranno più in là. Quando sarà necessario. Che mi stai chiedendo, mamma? Devi cercare l'avvocato Pintos. Chiedigli di preparare tutti i documenti dei Guerrero. Digli di venire qui con tutto l'incartamento. Tu sarai presente quando parlerò con lui. Devo andarci adesso. Sì, Isabel, subito. È urgente. In questo momento? Sì, sì. Nel frattempo io sistemerò alcune cose importanti con Miranda. Però, mamma... Isabel, devi portare qui l'avvocato Pintos al più presto. Torno subito, sì. Mamma. Distruggi quei documenti. Te ne supplico. Non avrei nessun problema a distruggerli, madame. Se questo potesse garantire la felicità di mia figlia, però non riesco a capire i suoi timori. Miranda, quando feci fare quei documenti che legittimano la condizione di Isabel come mia figlia, non ero sola, mi capisci? Con me c'era anche l'avvocato Pintos. Lui mi aiutò in tutto. E molte volte mi è sembrato che mi minacciasse, cercando di farmi capire che avrebbe potuto usarli se fosse arrivato il momento giusto. E come le è venuta in mente questa cosa? Molto spesso ho firmato delle carte sulle quali non ero d'accordo, solo per il timore che quell'uomo si potesse rivoltare contro di me, che poi sarebbe stato come rivoltarsi contro Isabel, mi capisci? Oh, ti prego, devi distruggere i tuoi documenti in modo che nessuno possa mai trovarli. Per favore, si calmi, Madame Guerrero. E conserva i miei invece, quelli che ho fatto fare io. Ho pagato tutta la vita per quell'errore. Usali, ti prego, usali per Isabel, per la felicità di nostra figlia. Dove sono questi documenti? Chi li ha? Io ho avuto l'accortezza di metterli in cassaforte, Miranda. Però questo potrebbe non bastare ad evitare che Pintos, arrivati il momento, possa usarli contro Isabel. Oddio. Non capisco perché tua madre abbia tutta questa fretta. Che urgenza c'era di vedermi? Ti garantisco che è tutto in ordine. La prego per favore di non darmi del tu. Io pensavo che ci fosse una certa confidenza, ma se preferisce, va bene, le darò del lei. Avvocato Pintos, sì. Mia madre non è più in grado di occuparsi dei suoi affari, perciò lo farò io. E voglio che lei mi chiami come ha sempre fatto, signorina Isabel Guerrero. Prego, perché non si accomoda, signorina Isabel Guerrero? Vede, non capisco la premura di sua madre
di convocarmi in clinica per risolvere problemi di normale amministrazione che ho risolto io sempre da solo, naturalmente con l'autorizzazione di sua madre. Forse è proprio per questo. D'ora in poi è meglio che ci pensi io. Non è giusto che lei si occupi di tutto ora che ci sono io. Non le sembra? È probabile. Non sono sicura che sia per questo che mia madre vuole vederla. Ma posso garantirle, avvocato, che ora cambierà qualcosa. Mi piacerebbe interessarmi di tutti gli affari di mia madre. Qual è il suo parere? Sì, come no. Ma certo, sono a sua completa disposizione, signorina. Eccomi, ha bisogno di me? Sì. Deve trovare un numero sull'elenco e fare una telefonata. Bene, che numero devo cercare? Mi chiami la famiglia Guerrero. Chieda della signorina Isabel e me la passi, grazie. E se non c'è? Se non c'è, non so. Non c'è bisogno che dica che chiama da parte mia. Inventi una scusa, dica che richiamerà. Insomma, non dica niente. Si arrangi, è chiaro? Sì, più o meno chiaro. Bene, e vada a fare questa telefonata. Subito. Marzia? Dica. No. No, non chiami, lasci stare. Anzi, faccia una cosa, telefoni a Graziella. E se non c'è, a Susanna. E se non c'è neanche lei, a Marta. Insomma, apra l'agenda e guardi. Voglio parlare con qualcuno, ha capito ora? Sì, signore. Bene. No, abbiamo rimandato a domani. Va bene. Sì, sì, certo. Manuela! Manuela, che hai fatto, amore? Ti sei fatta male, tesoro mio. Stai bene? Sto bene. Mi sono solo graffiato il ginocchio. Perché fai quella faccia? Non mi sono fatta niente. Scusami, mi fai paura. Non volevo spaventarti. Per un attimo ho pensato che fosse successo qualcosa di grave. Ma finché tu e papà mi siete vicini, non mi può succedere niente. Se io non ho paura, neanche tu dovresti averne, non ti pare? Ma certo, tesoro. Ma certo. Finché ci sarò io vicino a te, non succederà niente. Ho fiducia in te, Miranda. Distruggi tutti i documenti che possano rovinare Isabel. È tutto nelle tue mani. Isabel, lo sai bene. Puoi aiutarla soltanto tu. Ricorda il suo futuro, la sua vita, la sua felicità. Dipendono da te. Vado a chiamare il medico, no, lei si agita troppo, no, madame. No, ti prego, no, no. Dobbiamo pensare solamente a lei adesso. Miranda, tu dovrai essere molto forte. Promettimi che farai tutto il possibile, perché nessuno faccia mai del male a Isabel. Madame, non si affatichi così, per favore. No, no, non c'è tempo. Lo so, lo sento. Lo sento dentro di me. La mia morte è ormai vicina, Miranda. Non dica questo, madame. Non dica questo. Ascoltami, ascoltami. Devi pensare a nostra figlia. Devi pensare a lei. Sarai sola, Miranda. Vorrei poterti aiutare con tutte le mie forze. Ti lascio il mio amore per lei, non ho altro. Proteggi. Isabel. Madame. Isabel. Oh,
Lo prometto. Lo prometto davanti a Dio. Nostra figlia sarà Isabel Guerrero. Infermiera, vada ad avvertire il dottore che Madame Guerrero è appena morta. Non capisco, ma che cos'è questa brutta abitudine di lasciare sempre le cose in giro? Un portacenere non è il posto ideale per un bottone. Figuriamoci poi in casa Guerrero. Ah, è stato lei, Bernardo? A fare cosa? A mettere un bottone nel portacenere, andiamo. Un bottone? Che dici? Quale bottone? Ora devo rispondere. Va bene. Casa Guerrero. Sì. Se vuole, lasci detto a me, perché la signorina in questo momento non è in casa. Il maggiordomo. Sì? È dalla clinica. Sì, signore, ascolto. Come? Sì, madame. Sì, sì, madame Guerrero. Oddio mio. Sì, signore. Sì, signore. La farò chiamare dalla signorina appena torna. Grazie. Molte grazie. Madame. 30 anni. 30 anni. Si sono appena conclusi. Bernardo, ho bisogno subito del tuo aiuto. Voglio controllare alcune carte di mia madre. Ma, signorina, ecco... Per favore, non mi dire di no. Soltanto tu sai dove signorina, sono. Signorina, mi ascolti, la prego. Su, parla. Che succede? Deve chiamare subito la clinica. È successo qualcosa alla mamma? La mamma è morta, vero? Isabel, dimmi dov'è. È ancora di là nella sua camera.
entrare la luce, Miranda. Per favore. Devo chiamarti mamma. Non è vero. Mi hai voluto bene. Io lo so che me ne hai voluto tanto. Mamma. Mamma. Penserò io a tutto. Ma... è una cosa che spetta a me. Mi dispiace davvero per quello che è successo. Dopo tutti questi anni. Avvocato, noi che abbiamo diviso tante cose con Madame Guerrero, non possiamo fare a meno di provare un profondo dolore per la sua morte. Sono pienamente d'accordo con lei, Bernardo. Però purtroppo la vita deve continuare. Ma non nella stessa maniera. Io non ho alcun dubbio che Madame Guerrero avrebbe voluto che ciascuno di noi continuasse a occuparsi dei suoi impegni professionali. Sai, io l'ho conosciuta molto bene. Entrambi l'abbiamo conosciuta molto bene. Devo pensare a sistemare le sue carte, i suoi documenti, perché anche in questi momenti così drammatici qualcuno deve occuparsi. Dove sta andando, avvocato? Gliel'ho detto, vado in biblioteca perché devo riordinare le carte di Madame. Mi dispiace, non è possibile. Che cosa ha detto? Che non posso farla entrare in biblioteca. E per quale motivo? Non mi hanno ancora dato il permesso. Non posso far entrare nessuno nello studio di Madame Guerrero. Io non ho bisogno di permessi. Sono io che autorizzo.
Madame Guerrero ha dato la sua autorizzazione solamente a me. Lo ha dimenticato? Madame Guerrero non c'è più. Adesso è sua figlia, la signorina Isabel Guerrero, che dà gli ordini. E ancora non mi ha dato alcuna autorizzazione. Avvocato Pintos, per favore. Non mi costringa a fermarla. Devo avvertirla che sono disposto ad usare perfino la forza per impedirle di entrare in biblioteca. Ne avrebbe il coraggio? So che non servirebbe a molto, ma sappia che non esiterei a farlo. La prego di perdonarmi. Non c'è bisogno di arrivare a questo. Madame Guerrero mi ha autorizzato espressamente, quindi l'unica cosa da fare è portare con me quell'autorizzazione quando tornerò. Non si illudano, non gli sarà facile sbarazzarsi di me. Isabel Guerrero non è mai stata una guerrero. E lo dimostrerò. Andando via, signor Salinas? Sì. Allora, mi ha preso un appuntamento con Susanna? Sì, è la seconda che ho chiamato. Bene, vado a cambiarmi. Marzia, non ci sono per nessuno. Sono partito per la Luna, per Saturno. Insomma, per dove vuole lei, ma non sono in ufficio, chiaro? Sì, signore. Sì, ufficio del signor Salinas. Sì, un momento, per favore. È sua sorella, che le devo dire? Che è su un disco volante? Si faccia dire che cosa vuole. Sì, signorina. Signora, mi scusi. Il signor Salinas è sulla porta, sta per uscire. E mi ha detto di domandarle... Ah, capisco. Dice che è una cosa piuttosto grave, urgente, e che riguarda la famiglia Guerrero. Che è successo, Marina? Se viene qui l'avvocato Pintos, che non faccia niente senza parlare con me. L'avvocato Pintos è già stato qui, signorina. Ah, sì? E che cosa voleva? Le domande le faccio soltanto io. Isabel, madame mi ha pregato... Ho detto che le domande le faccio io. Che voleva? Entrare in biblioteca, nello studio di madame. Ecco, è questo che bisogna assolutamente evitare. Sta zitta. Per favore. Io gliel'ho impedito, signorina. Hai fatto bene, Bernardo. Quando non bevi, sei in gamba. Isabel, ci sono delle cose che devi sapere. Ci sarà tempo. Madame mi ha pregato di dirtele appena possibile. Ti ho già detto che ci sarà tempo. Lei mi ha detto di avvertire. Non mi va di ripetere la stessa cosa 20 volte. Ci sarà tempo. Bernardo, occupati del funerale. Ma certo, signorina. Sarò io a decidere quando dovremo parlare e anche quali persone potranno ascoltare. Non devi aver paura di Bernardo. Lo so io di chi posso fidarmi e da chi devo proteggermi. Devi proteggerti da me? No. No, ti conosco. E so che non mi faresti mai del male. Dico solamente che voglio che le cose si facciano come dico io.
Sono disposta ad accettare qualunque condizione, purché tu sia felice. Figlia mia. Per prima cosa, se veramente ti importa della mia felicità, non chiamarmi mai figlia mia. Dimentica questa parola. Potrai. O non potrai. Potrò. Sarà meglio per tutti. Come sta Miranda? E lei sta bene, avvocato Pintos? Bene, bene. Meno male che c'è lei. Oggi ho avuto una discussione con quel rimbambito del maggiordomo, Bernardo, che doveva aver bevuto un po' troppo e per questo ho deciso di passarci sopra, di lasciar perdere. Ma adesso sono contento che ci sia lei, perché lei mi conosce bene, sì, insomma, ha più rispetto per l'autorità, vero? Già, sì. Mi dispiace per Madame Guerrero. L'ho già detto, mi sembra, ma non importa, non si ripetono mai abbastanza. Per quale motivo ha avuto quella discussione con Bernardo? Ah, beh, stupidaggini, roba da niente. Da ridere, non mi voleva far entrare in biblioteca a riordinare le carte di Madame Guerrero, proprio io che sono l'unico che può farlo, figuriamoci. Ho il permesso firmato, sa. Bernardo ha fatto solo il suo dovere. Come dice? Dico che Bernardo ha fatto il suo dovere. E lei non potrà entrare in biblioteca finché Isabel, la signorina Isabel, non lo dirà. È curiosa questa familiarità con cui pronuncia il suo nome. E così due persone di servizio decidono di impedire il normale svolgimento delle funzioni di un avvocato. Questo è proprio ridicolo, Miranda. Suppongo lei conosca i rischi a cui si espone. In quello studio ci sono documenti che interessano più lei che me. Ciò nonostante, ha deciso di comportarsi come chi vuole a tutti i costi nascondere qualcosa. Come chi vuole impedire che io faccia il mio dovere. Non so di cosa parla, avvocato, ma so che lei non è autorizzato ad entrare in biblioteca. Ah, molto bene. Lei è una governante e Bernardo un maggiordomo ubriaco. State complottando per impedire che faccia il suo dovere un uomo, un professionista, un avvocato che durante tutti questi anni si è fatto carico dei problemi, delle responsabilità per curare gli affari di Madame Guerrero. Molto bene. Avanti, che parli la governante di Madame Guerrero e dica a un avvocato quello che deve fare. Avanti. Non deve decidere niente la governante quando c'è la padrona di casa. Avvocato Pintos, credo che non sia il momento più adatto per parlare di certe cose. Siamo ancora sconvolti dal dolore. Siamo in lutto, l'ha dimenticato? Ah, beh, io stavo solamente cercando di collaborare. La chiamerò quando avrò bisogno della sua collaborazione. Voglio che le sia ben chiara una cosa. Lei non ha nessun diritto di ficcare il naso in questa casa. A giudicare dal suo carattere, non si direbbe affatto che lei sia una guerra. Lasci stare il mio carattere. Non credo che la riguardi. Ci vedremo presto, avvocato Pintos. Ma la prego, cerchi di non dimenticare mai una cosa. Da oggi in poi, e per sempre, chi comanda qui sono io. Bene. Ecco.
Stai pensando all'arrivo dei tuoi nipoti? No, sto pensando a Manuela. Sarà una bella ragazza. Certo. Manuela. Che c'è? Vuoi lasciare un momento soli me e papà? Sì, va bene. Grazie. Di niente. Che succederà quando arriveranno i tuoi nipoti? Ne abbiamo già parlato, mi sembra. Ti ho già spiegato tutto. Della storia di mio fratello, dei suoi figli. Non è la storia di tuo fratello che mi preoccupa. E neanche quella dei tuoi nipoti. Quello che mi spaventa è ciò che possono sapere. Riguardo a cosa? A lei. Come fai ad essere così, così sicuro che non sappiano qualcosa di quella donna? Perché nessuno ha mai saputo niente, eccetto me e mio fratello. E perché la sua stessa famiglia si è preoccupata sicuramente di nascondere qualsiasi prova. Quindi non c'è nessuno che possa dimostrare che ho avuto a che fare con lei. E se invece quei ragazzi che vengono dalla Sicilia sapessero qualcosa? Che cosa, per esempio? Che tu, Corrado Verezza, hai un figlio o una figlia. No, non può essere, Marcella. Non possono accusarmi di niente. Sta tranquilla. Amore, tu devi credermi. Quei ragazzi non sanno niente. Mio fratello me l'ha assicurato più volte nelle lettere che scrivevo ogni tanto. Non c'è niente in quel paese che mi leghi al passato. Né una moglie, né una figlia, né un figlio. Niente di tutto questo. Niente. Questo è lei, Manuela. E se ho un appuntamento io non penso ad altro, perché lei, Manuela, è una parte di infinito, perché sono io capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela.